Siamo con Aldo Mantovani, allenatore dei giovanili dell'Oristano. Prima vittoria stagionale, ritorno nel massimo campionato qui sul campo di Nuoro della Polisport, una partita che è stata equilibrata nel primo tempo, poi nel secondo tempo avete preso il largo. Sì, diciamo che è stata una partita equilibrata. Anche noi siamo una squadra che ha la prima esperienza nel campionato regionale e quindi indubbiamente paghiamo di aggressività e di malizia nel gioco. Dobbiamo migliorare sicuramente molto in difesa perché abbiamo fatto alcuni errori, uno in particolare sul gol del vantaggio della Polisport dove abbiamo lasciato saltare di testa un avversario liberamente. Poi insomma abbiamo preso fiducia, abbiamo macinato un po' di gioco, abbiamo preso un palo, diverse occasioni dove potevamo andare in vantaggio, poi chiaramente l'espulsione di un avversario ci ha spianato un po' la strada e la partita ha cambiato direzione. Ecco mister, voi avete sicuramente diversi giocatori di talento, abbiamo notato che quando si mettono al servizio della squadra, veramente quando giocano di prima, poi la manovra è molto più fluida, no? Sì, questo lo sto dicendo da un po', alcuni ragazzi che hanno veramente una tecnica raffinata, devono imparare a giocare la palla con i compagni perché molte volte riescono a fare anche 3-4 dribbling e poi arrivano stremati nel momento topico della partita, quando devono tirare in porta, non hanno quella lucidità che si ha quando invece si entra dentro con uno scambio a due, sei pronto per andare a rete. Questo certo, certo. Sicuramente migliorare. E comincia, che cosa significa far parte della famiglia dell'Oristano Calcio? Ma l'Oristano Calcio intanto è una società ben organizzata che da anni sta facendo un grande lavoro. Hanno messo su in piedi un torneo che fanno ogni anno a fine stagione, che si chiama il Tizio Scappa, sì, la Tizio Scappa, che raduna un po' tutte le società della Sardegna, e questo fa capire che la società ha grandi ambizioni, è una società ben organizzata, c'è uno staff dirigenziale molto composito e si lavora bene. Certo, ecco, tra l'altro quest'anno aver recuperato i giovanissimi tra gli allievi vi consente di fare tutta la trafila e di confrontarvi con le migliori squadre regionali. Sì, sì, diciamo che qualche anno fa io non c'ero ancora, sono retrocessi, hanno fatto i play-out e sono andati male, però hanno un buon organico, ripeto, è vero che poi quando stai fuori da questo campionato perdi un po' di esperienza, perché nel campionato provinciale chiaramente non ti confronti con squadre di alto livello e questo è tutta un'altra cosa. Certo, sappiamo certo che ci sono squadre anche ben più forti di noi. Ecco, per esempio, quali squadre secondo lei sono le più attrezzate per questo girone? Ma sicuramente Ghilarza, l'anno scorso hanno vinto il campionato e so che anche quest'anno hanno fatto una buona rosa. E poi indubbiamente credo che anche squadre come il Bosa, l'Atletico Bosa, che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. La stessa Purieforti. Sì, la Purieforti l'anno scorso sono arrivati terzi, se non ricordo male, secondo terzi, e credo che anche quest'anno abbiano una buona squadra. Domenica mi sa che hanno fatto un pareggio, però sono, possono essere episodi. E come cosa avete ragazzi quando è entrato alla fine del primo tempo, quando insomma avevate un po' di difficoltà? Ma gli ho detto di stare calmi perché in quel momento stavamo, visto che avevamo una superiorità numerica di gioco a centrocampo, avevamo il possesso della palla, gli ho detto di stare calmi che prima o poi insomma la palla l'avremmo messa dentro. Naturalmente un po' di apprensione l'avevo anch'io perché in difesa non siamo al meglio, abbiamo ancora molte pecche in difesa e ci stiamo lavorando, speriamo certo, certo, di registrare questa fase. Benissimo mister, noi la ringraziamo, facciamo complimenti a lei ovviamente, a tutti i ragazzi per la prima vittoria nel campionato regionale, con speranza che ne arrivino tante altre, in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie altrettanto. Siamo con Giuseppe Manca, allenatore della Polisport dei giovanissimi, prima partita qui a Nuoro del regionale, insomma esordio un po' sfortunato possiamo dire. Sì, sfortunato, anche se abbiamo avuto un buon approccio della partita, diciamo il primo tempo è stato combattuto, siamo passati in vantaggio, stavamo anche controllando bene la partita, poi abbiamo iniziato a subire soprattutto dopo l'espulsione bisogna dire. Dopo l'espulsione, secondo tempo siamo crollati, diciamo la verità, anche perché ci ha messo in difficoltà e loro, soprattutto il numero 10 loro, un ragazzo molto interessante che a centrocampo ha fatto la differenza. Assolutamente. Sì. Ecco, prima esperienza del campionato regionale dopo il tanto lavoro che avete fatto con la scuola a calcio, tra l'altro lavoro anche oltre che sul campo, del campo, perché avete rifatto un campo sportivo ex novo, è un giusto premio per il vostro settore giovanile, ricordiamo unica scuola a calcio qualificata in Sardegna. Sì, a proposito del lavoro fisico, qui ogni giorno c'è da fare, qui siamo oltre che allenare, purtroppo ci dobbiamo anche dedicare al, diciamo, a tutti i lavori che manuali, riguardano il campo. Anche ieri eravamo qui, ci abbiamo pensato il campo, abbiamo fatto anche lavori, stiamo preparando vari campi, ci sono i
mezzi tutti intorno al campo, ruspe e quant'altro, proprio perché abbiamo intenzione di organizzarci in modo da che tutto l'insieme risulti abbastanza dignitoso, certo. Dignitoso, sì. Stiamo iniziando, abbiamo già realizzato una bella struttura e purtroppo il sacrificio, il primo anno dei regionali abbiamo fatto questo, diciamo, questo passo importante proprio per dare una, anche ai ragazzi, uno stimolo in più, perché il provinciale l'anno scorso è andato un po' così, certo. è stato costellato da interruzioni sulle giornate, squadre che si ritiravano e quindi anche i ragazzi non avevano gli stimoli giusti. Ecco, è tutta un'altra cosa la vetrina regionale, però bisogna che i ragazzi ci mettano un po' più di grinta, di carattere, perché le partite si vincono a volte anche con la determinazione, sì, oltre che con la tecnica. È quello che manca infatti ai ragazzi, ancora non sono entrati nella mentalità proprio del regionale, anche se piano piano accusendo, anche con gli errori che purtroppo si sono fatti sia oggi che la domenica scorsa a Budoni, io penso che piano piano riescano a capire che il campionato regionale è tutta un'altra cosa e che ci vuole proprio quella cosa in più per riuscire a vincere le partite. Io spero che lo capiscano in fretta, noi stiamo lavorando per quello, siamo ogni giorno qui al campo, sia con gli allenamenti che con altro, appunto come abbiamo detto prima, proprio per quello. Certo, certo. Ecco, tra l'altro voi siete la terza squadra nuorese nel campionato regionale dopo l'Atletico, la Puri e Furti, quindi tanta concorrenza che ovviamente aumenta le motivazioni per i ragazzi per i derby, no? Sì, è proprio anche quello, sono imminenti i due derby, domenica prossima giochiamo contro l'Atletico e poi ospitiamo in casa la Puri e Furti e quindi ci confronteremo con le altre realtà cittadine. Sappiamo di con la Puri e Furti ancora hanno una struttura ormai collaudata nel tempo, hanno un'organizzazione abbastanza efficace, però anche noi cercheremo piano piano di metterci di recuperare nostro, di recuperare posizioni, speriamo bene. Certo, diciamo che la prima vittoria è stata comunque la conquista del campionato regionale, questo? Sì, quella, anche se non l'abbiamo vinta sul campo, non l'abbiamo ottenuta sul campo, però cercheremo in tutti i modi di onorare la partecipazione, sperando di salvarci così il prossimo anno, con un anno di esperienza, certo, speriamo di mettere in pratica l'esperienza per fare un campionato un po' più, diciamo, non dico, un po' più dignitoso. Ecco, ricordiamo per chiudere qual è lo staff che lavora nella Polisport di Nuoro. Io ora mi metto in difficoltà perché poi se inizio a elencare tutti i nostri, siamo tantissimi, c'è Gonario Zicchi che l'ha detto, diciamo, a tutta la logistica del campo, poi non dimentichiamo Gigi Manunta che assieme a Peglio e a me abbiamo fondato questa squadra. Quest'anno sono diventato presidente, anche se riconosco che Gigi ha molto più, diciamo, in pasta, le mani in pasta proprio per quanto riguarda la carica di organizzativa, sì, dice. Sì, di presidente. Poi ci sono tanti altri dirigenti che ruotano intorno alla scuola calcio e giovanissimi, certo, Angelo Orsini che allena gli allievi, abbiamo Pepe Chisu, Mario Ventura, sono tantissimi. Poi ci sono tutti quelli della scuola calcio, da Gabrieli a Paolo Sanna a signor Farris che è stato il mio allenatore all'Atletico. C'è una grande famiglia che è quella della Polso. Tra l'altro oggi, ultima cosa, c'è stata anche una bella risposta di pubblico, abbiamo visto tante mamme che in tribuna, venute anche da Oristano, insomma, una bella cornice. Sì, quella è importante. È importante che i ragazzi sentano la presenza dei genitori che li aiuta molto. Molto spesso assistiamo magari a qualche ragazzo che viene accompagnato qui al campo e il genitore va via e un po' dispiace, perché sono sicuro che ai ragazzi fa molto piacere quando ci sono i genitori ad osservare. E ovviamente parole di incoraggiamento anche nelle sconfitte, mi raccomando. Sì, certo, dopo i 5 minuti per riprenderli, per fargli capire dove hanno sbagliato, anche oggi purtroppo c'è stata qualcosa che non mi è piaciuta, però sì, lo sport è bello per quello, perché dopo una sconfitta bisogna rialzarsi e c'è subito la possibilità di dimostrare quello che uno vale. Certo. Benissimo, noi ringraziamo Giuseppe Manca, ovviamente facciamo i complimenti alla Polisport per aver conquistato la vetrina del regionale, in bocca al lupo per le prossime partite con la speranza che vadano meglio di questa. Allora, crepi il lupo e grazie tante. grazie. Mille.